innovazione, crescita digitale e puntare di più su donne e giovani. Questi sono solo alcuni dei punti che Confassociazioni ha voluto mettere in evidenza durante l'incontro Il futuro possibile, scenario 2014-2015, finanza, economia, politica, professioni, per guardare insieme oltre la crisi. Confassociazioni vuole contribuire alla ripresa di questo paese e non solo di questo paese con la propria visione di lungo periodo. In fondo le associazioni, le 150 associazioni che fanno parte in questo momento di Confassociazioni sono le associazioni dei migliori professionisti del management, della finanza, della comunicazione, del web, e quindi hanno in sé tutta quell'innovatività e quella capacità di delineare nuovi orizzonti che ci possono portare al di fuori della crisi. La visione di lungo periodo è quella che noi abbiamo stressato oggi, una visione in cui le traccianti di sviluppo sono quelle dell'innovazione, della crescita digitale, del sempre maggiore ruolo delle donne nell'economia e nella società e soprattutto della capacità di far valere meritocraticamente le competenze dei giovani. I giovani sono una risorsa di questo paese, i giovani devono diventare una risorsa non solo teorica ma anche pragmaticamente fattibile. Ad aprire la conferenza il presidente della Camera di Commercio di Roma, Giancarlo Cremonesi. Bisogna cominciare a pensare e a guardare avanti. Noi siamo presi dall'ansia del quotidiano, perché le preoccupazioni sono tante, perdiamo di vista il medio e lungo termine, che è la svolta per il nostro paese. Noi dobbiamo capire come far ripartire la macchina e che prospettive serie, concrete e stabili possiamo dare al nostro paese. Per far questo ben vengano momenti di riflessione, di incontro, di dibattito, perché dal confronto delle idee può ripartire il paese.